Ragazzi, bentornati su Luca Toselli, Nerd e Retro. Oggi abbiamo 1, 2, 3, 4 e 5 pacchi da aprire qui insieme. E sono pacchi che dovrebbero andare bene o male tutti nella stessa direzione, però magari mi dimentico perché ne ho ordinati talmente tanti che... E vi dico anche un'altra roba. Che ci sarà un ultimo evento legato a Pokémon 151 qui sul canale, perché ho comprato due ETB di 151. Due. Il primo che apriremo insieme e il secondo che terrò sealed. Quindi dovremo anche scegliere insieme l'ETB fortunato, perché se scegliamo quello sbagliato e teniamo sealed quello con le carte costose è un po' un problema. Quindi oggi cerchiamo insieme di completare alcune delle ultime carte che ci mancano di 151. Cerchiamo di andare vicino alla conclusione appunto del set, diciamo master set, anche se a me interessano le carte di Pokémon e nemmeno tutte. Quindi io ho un collezionismo un po' mio, tutto mio. E fatemi sapere quelle che mancano a voi qui sotto nei commenti, perché quelle che poi apriremo nell'ETB di 151 saranno anche le ultime doppie che avrò a disposizione. Magari potremmo scambiare qualcosa insieme. Un mi piace, un'iscrizione, un commento e iniziamo subito. Ok, iniziamo da questo pacco che è abbastanza voluminoso, diciamo così, e quindi non so se qui c'è una singola carta o ci saranno più carte, vedremo un attimino. Ok, questa è una tin, che è un ragazzo, ok, ho capito che cos'è, è la tin di un ragazzo che ho contattato su Vinted per acquistare alcune carte, mi pare sì, di 151, e mi ha detto: all'interno ti lascio anche una sorpresa. Dovrebbe essere questa, magari un'altra team, non lo so, però vediamo, perché mi ha detto una sorpresa inerente al tuo Pokémon preferito, se non ce l'hai già al massimo la vendi. Vediamo se è qui dentro, quindi apriamo la team proprio tema 151 con Vileplume e Dragonite e vediamo che cosa c'è. Ah, eccola qua, no, non penso che sia la sorpresa perché ha detto al massimo la vendi, quindi non penso, però molto bello lo schizzo, davvero molto molto bello. Davvero molto interessante. Che bello saper disegnare in questo modo. Io non so fare niente. Grazie a te. Grazie a te. Immagino Federico, se ho letto bene. Ok, vediamo un attimino che cosa c'è qui dentro. Perché abbiamo queste carte con un bellissimo Charmander, devo dire la verità. Scelta cromatica molto bella nel disegno. Poi sapete che io le carte nuove non le apprezzo particolarmente rispetto a quelle vecchie, ma l'artwork, banalmente, è un artwork molto molto interessante. Andiamo a vedere che cosa c'è qui dietro. Charmander. Non dirmi che c'è proprio la linea evolutiva. Mi sapete dire che tipologie di carte sono queste? Dopo magari vado a verificare. S4, quindi Charmeleon, e dietro Charizard. No, allora no. Allora no, ragazzi. Questa non era... Cavolo, non era la Tini in questione. Questa è proprio Charizard. Ho acquistato Charizard su Vinted. Ho proprio acquistato Charizard. Ci sono rimasto male perché pensavo fosse l'altra tin. Ho acquistato Charizard 151. Sì, perché ho detto tanto col culo che ho non lo trovo. E al massimo, dovessi trovarlo, posso vendere quell'altro. Però l'abbiamo acquistato a un prezzo super, devo dire la verità. Abbiamo strappato un ottimo prezzo, tant'è che il ragazzo non voleva venderlo quel prezzo lì. Magari vediamo se lo troviamo nei commenti, se viene a commentarci qualcosa. È un po' decentrato, devo dirvi la verità, però era assolutamente da acquistare. Mi dispiace aver usato poco hype, condizioni perfette, poco hype, perché non mi aspettavo questa team, mi aspettavo qualcos'altro, e quindi Charizard e Gengar, e tutta la catena evolutiva, l'energia fuoco, una bella busta alla fine, un bel ordine, perché è tutto contestualizzato, diciamo così, ragazzi. Bene, dai, diciamo che abbiamo iniziato col botto, cioè su 5 pacchi apro il primo e c'è Charizard. Insomma, abbiamo forse tenuto il lusso subito all'inizio, va bene così. A questo punto sono molto curioso di sapere quale può essere questa fantomatica sorpresa, perché Charizard, va bene, l'avevo messo in conto. Però ci sono tante altre carte di 151 qui dentro. E abbiamo già qua una busta aperta con un pezzo di cartone dietro un top loader. Quindi giriamo, togliamo questo pezzo di scotch e andiamo a vedere che cosa c'è qui dentro. Ok,
È un video dedicato a Charmander e la sua linea evolutiva, diciamo così, perché abbiamo la busta proprio di cos'è, ossidiana infuocata, questo dovrebbe essere, andiamo a vedere che cos'è, ed è Charmeleon, ragazzi, qua stiamo completando le linee evolutive, qui stiamo veramente andando a completare il Pokédex di 151 con Charmeleon e Charizard. Charmander ancora no, però possiamo metterli insieme. E stiamo iniziando a costruire la storia, no, di questo cucciolo di Charmander che dalla rupe inizia a risalire per poi volare via fuori dai crateri dei vulcani grazie alle ali che gli sono cresciute con l'evoluzione. Quindi molto molto interessante come storia, come concept, come artwork. Non troppo, non apprezzo particolarmente l'artwork di questo Charizard, però è molto carino, come tutte le evoluzioni degli starter, avere questa narrazione. Andiamo alla terza busta, poi rimangono due scatole, diciamo così, sì, scatolette, e vediamo che cosa c'è qui dentro. Ok, c'è un altro pezzo di cartone con delle carte, quella che sembra essere un'energia acqua. Se ho visto bene, sì, dovrebbe essere così. Andiamo subito ad aprire e vediamo cosa contiene. Ok, ci sono un botto di energie, in realtà. Non era solo l'energia acqua e dovrei aver capito che cos'è questa roba qui. Ok, questa è un'asta che ho vinto su un gruppo Facebook. E dico che so che cos'è perché ho preso due Snorlax, perché erano veramente a un prezzo ridicolo. Sono Sealed e, non lo so, li volevo. Costavano talmente poco che li volevo e quindi li ho acquistati. Poi ho comprato, sempre di 151, un Caterpie, dato che mi mancava e sicuramente sarà la carta che troveremo, e un Mr. Mime. Quindi stiamo iniziando ad avere le full art, le carte dei Pokémon che hanno deciso di inserire tutta immagine, e che ci mancano, sono quelle che sono più difficili da trovare, dato che ho intenzione di aprire un ultimo box, un ETB e poi basta. Massimo, se le troviamo doppie, le venderemo pure noi. Però 151 si meritava tutto questo, perché è il set che mi ha fatto tornare a collezionare carte Pokémon e non potevo non avere questa roba qui. Dovevo averla per forza. E poi qui abbiamo la prima scatoletta, che forse aprirò con molta fatica. Ok, dovrei esserci riuscito. Al suo interno si nascondeva questo e forse anche altro. Sì, c'è una moneta di tipo psico, che mettiamo in questo momento da parte. E poi c'è un po' di pluriball e della carta. Ok, sono curioso. Vediamo che cosa si nasconde. Oh, ci sono altre due carte. Altre due carte di 151. Anche in questo caso le ho acquistate, perché insieme le ho prese insieme, proprio perché avevano un prezzo ottimo insieme. Anche qui un prezzo che ho dovuto un po' contrattare su Vinted. Alla fine il ragazzo ha ceduto e sono riuscito ad averle tutte e due. Sì, devo dire la verità, un ottimo prezzo rispetto a quello che è il loro valore di mercato. Altre carte di 151 non dovrebbero essere le uniche, dovrebbero essercene altre, quindi noi ogni volta che sbustiamo le rimettiamo anche tutte insieme per farle vedere, perché sono veramente belle tutte insieme, hanno veramente un loro perché. Non vedo l'ora di metterle dentro l'album per avere una bella pagina tutta piena. E alla fine, volenti o nolenti, dovremmo aver lasciato quella che è stata definita la sorpresa. Poi non so se è qualcosa in più che in questo momento non mi ricordo, e la sorpresa non è ancora arrivata, però vediamo se c'è una tina all'interno, è quella roba lì. Rompiamo il cartone, che tanto fa lo stesso. E che cos'è? Niente, vuoto. No, c'è una carta qui. Ok, no, non è la tina. Non è la sorpresa che stavamo aspettando. Vabbè, ok. Vediamo che cosa c'è qui dentro. Sinceramente non me lo ricordo. Cosa ho ordinato in maniera singola? Una carta singola. Ah, ma certo, mancava all'appello in effetti questa qui. È una carta che ancora non avevo, ma certo, ho capito. No, allora manca ancora un ordine, manca ancora qualcosa di 151, e magari mentre l'aspettiamo lo apriremo insieme all'ETB. Un motivo in più per attendere l'ultimo evento, l'ultimo spacchettamento di 161, abbiamo aggiunti 10. No, stiamo parlando di Dragonair. Non potevamo dimenticarci Dragonair. Anche questo un po' contrattato a un prezzo ottimo. Beh, direi che oggi abbiamo aperto diverse robe interessanti. Non so se siete
d'accordo con me. Fatemi sapere se tra queste avevate qualcosa. È stata una bella spesa, eh? Un bel investimento, però è ovvio che per completare il set o spendi un milione di euro in buste o inizi a comprare anche qualche singola. Sono curioso però di sapere, secondo voi, quanto sono costate tutte queste insieme. In questo momento non me lo ricordo, devo fare due conti, però so per certo che rispetto al loro valore di mercato ho fatto un bel affare. Non è un prezzo da blocco, perché l'ho preso da venditori diversi, però è stato veramente un bel prezzo rispetto a quello che è il valore di mercato attuale dei 151. E quindi niente, noi ci vediamo in un prossimo video. Lì dietro ci sono i due ETB, e se non vedete l'ora di vedere il nuovo video, fatemelo sapere nei commenti.